buongiorno a tutti. Siamo credo in orario anche come numero adeguato per iniziare questa mattinata dedicata a un evento importante, appunto il Global Women Breakfast, che si celebra ogni anno. Su questo credo che passerò il testimone più tardi ad Alessia Caso, che oggi modera la giornata, e credo proprio che Alessia sia la persona più appropriata, visto che questo evento celebra le donne, le ragazze coinvolte nella scienza. Credo che Alessia abbia entrambe le attitudini. È una donna perché è mamma di due figli, ma è anche una ragazza perché chi la conosce ha un'energia, un modo di fare, un entusiasmo che è bellissimo. Quindi credo che lei sia più ideale, adatta a portare avanti e a moderare la giornata di oggi, in cui vediamo la presenza di personaggi come Silvia Scatapane, storia dell'arte, Ottavia Pettucci e Angelo Di Pietro, che sta cominciando già a mettere le mani su una tela per vedere di darci una comunicazione della città. Ma, come dicevo prima, preferisco che questo tipo di maggiore indicazione mi faccia Alessia. Il mio scopo è quello di introdurvi in questo bellissimo palazzo, in questa bellissima giornata. Perché proprio fan? Non perché vogliamo fare marketing o vogliamo ovviamente creare una location che ci dia lustro, no. Perché questo palazzo ha una sua storia. Pensate che nella fine del 1600 era una masseria, era fuori Napoli. E qui, grazie a una principessa, la famosa casata, è davvero il foglio perché è così lungo il cognome che non lo ricordo tutto, Ippolita Cantelmo Stuart Gaetani, ogni cognome è una casata, dell'Aquila d'Aragona, ok? Una castrocca, era sposa a Carata, principe Carata. Questa donna è importante, ecco perché abbiamo scelto anche questa location, perché ha creato qui, in questo palazzo, una bellissima scuola. Possiamo dire più che altro era una letterata, si incontravano, cominciavano a parlare di Napoli. Siamo nel periodo del comunismo, quindi è un periodo importantissimo. Pensate che in questi incontri c'erano anche personaggi che avrebbero creato a Napoli le case editrici, allora che chiamate gli stampatori, quindi è importante. Quindi quello che veniva fatto qua dentro poi veniva riprodotto in libri. Quindi vedete ancora di più la combinazione. Poi questo palazzo con gli anni ha avuto purtroppo una decadenza. Dopo la seconda guerra mondiale la quinta armata americana ha occupato il palazzo, 45 stanze, e quindi, ma l'aspetto più devastante è il 1964. Voi capirete perché vi sto facendo questa cronologia. Nel 64, l'anno in cui sono nato, praticamente un imprenditore aveva acquistato questo palazzo e lo voleva demolire per costruire un ecomostro. Per fortuna è stato recuperato, è stato fermato questa storia brutta. Oggi ci troviamo in una struttura, il nostro scopo è portare ancora avanti quello che è stato iniziato tanti anni fa. Questo è il motivo per cui abbiamo chiesto al sindaco di darci la disponibilità di utilizzare questa sala e altre nei nostri futuri eventi che faremo. Oggi è uno dei primi. Ed era proprio ideale introdurre il Global Women Breakfast proprio oggi con la storia che vi ho appena finito di raccontare. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio ovviamente per le difficoltà che ha dovuto superare per arrivare qui oggi, me ne rendo conto, e per questo è doppio ringraziamento per tutto il resto. E vorrei solo invitare a dare un saluto a Antonio Pescapè, il professor Pescapè, che l'ha delegato dal rettore innovazione e terza missione. Grazie Antonio per essere qui. No, in realtà per me è stato facilissimo perché insomma, bisogna fare più spesso qua perché sono vicino a casa, quindi sono molto abbiato. Io sono ospite, ti ringrazio io in realtà, vi ringrazio per una serie di motivi. Ovviamente vi saluto tutti e porto i saluti del rettore, porto i saluti dell'Ateneo, porto i saluti miei ovviamente. E approfitto di questo minuto e mezzo, no, per parlare di questioni storiche che Paolo ha già affrontato benissimo, ma per raccontarvi più o meno quello che per il fatto che lui sta dirigendo, mentre parlo è una cosa meravigliosa. E in qualche modo io influenzerò questo processo di storia, quindi devo stare anche attento.
perché quello che fate, state facendo oggi, è qualcosa che è entrato pesantemente a far parte ormai nella missione di un'università, e che peraltro, diciamo, mentre noi la continuiamo a praticare, si sta già modificando. Io vedo delle parole chiave, quindi ho preso questo foglio, diciamo che le parole chiave sono spiegare la scienza, divulgatrice scientifica associato ad una persona, insomma, che ha organizzato, che parlerà dopo, e osservatorio. Ci sono tutta una serie di temi che hanno a che fare con quello, appunto, diciamo, la terza missione, cioè in qualche modo con quello che l'università prima si diceva fa per il territorio. È un'aberrazione, non è che facciamo le cose per qualcuno, noi al limite, se quando ci riusciamo, le facciamo insieme a qualcuno, non per qualcuno. L'altra aberrazione che in qualche modo in questi ultimi anni, questi ultimi anni soprattutto, diciamo, sta venendo un po' meno, questa idea che l'università, che è stata qualche parte, che spesso poi rappresentata generalmente in una torre d'avorio, quindi chiusa, fa qualcosa per qualcuno. E questo qualcuno generalmente è la società, che è, se ci pensate, è proprio mal posto. Perché se fosse così, vuol dire una cosa molto semplice, è gravissima per quelli che fanno il mio lavoro, ma è gravissima per il paese tutto, cioè che l'università non è parte della società. E quindi è proprio una negazione. Personalmente è il motivo per cui ho scelto di fare questo. Poi, conoscendo bene la mia comunità, è proprio la negazione di quello che facciamo tutti i giorni, perché non è così, cioè non è assolutamente così. C'è un pezzo molto importante di questa attività che noi facciamo, appunto, insieme agli altri, per la ricerca, che è quella della divulgazione scientifica. Anche questa attività è stata completamente ridefinita mentre la stiamo facendo. È una cosa che nasce adesso, veramente non voglio fare il pippone sulla terza missione, mi vado a sedere e ti ascolto. È una cosa che nasce sostanzialmente tra la prima e la seconda guerra mondiale, poi con la seconda guerra mondiale si assesta definitivamente questa necessità, proprio una necessità, quindi viene chiesto alle università di aprire i laboratori, le aule, di guardate qua dentro, fate della roba che serve a vincere una guerra. Adesso lo sto dicendo brutalmente, ma è così. E quindi è stato visto come un'attività unidirezionale in qualche modo, cioè, quindi le università che raccontano quello, perciò di divulgare la scienza. In realtà questi ultimi anni sono stati, scusate la voce, ma l'australiana ha fatto compagnia pure a me, questi ultimi anni hanno dimostrato, sono stati gli acceleratori enormi, che in realtà divulgare la scienza è tutta un'altra cosa. Cioè non è questo processo unidirezionale, io mi metto da qua perché faccio il professore da appunto a qualcuno che sta dall'altra parte, come si fa qualcosa, o un tema, per esempio, quello che può essere la capacità di poter raccontare la scienza attraverso l'arte. In realtà è un processo di coprogettazione, è un processo in cui ci sediamo e con la società e con tutti gli altri player, quelli che parlano bene, con stakeholder, decidiamo in che modo possiamo affrontare un argomento. Io penso, ripeto, che gli ultimi anni ci hanno detto che ne abbiamo maledettamente bisogno. Adesso non voglio tirare in ballo un'altra volta temi quali i vaccini, la polarizzazione sul tema che abbiamo poi visto, diciamo, nel conflitto russo-ucraino. È evidente che serve proprio una bonifica del dibattito pubblico, e la bonifica del dibattito pubblico passa per momenti in cui dei temi vengono affrontati con competenza, che, ripeto, non significa con competenza solamente da parte di chi ha l'etichetta di questa competenza, significa sedersi e cercare di capire come dei temi che noi in qualche modo affrontiamo, perché poi questo è il tema, la terza missione è qualcosa che noi facciamo ricerche didattiche. Quindi i temi che noi affrontiamo nelle nostre aule, nei nostri laboratori, nelle nostre biblioteche, diventano poi dei temi che possono inevitabilmente cercare di influenzare la società, perché noi siamo noi stessi società, questo è quello che dobbiamo provare a fare. Quindi questo è quello che sta provando a fare il Federico II, lo stiamo provando a fare, questo poi è bellissimo perché scienza, farmacia, tecnologia, saperi scientifici, street, cultura umanistica con le arti, cioè veramente quello che in qualche modo un po' poi anche la visione che una università come la nostra non può non avere. Siamo universitas veramente, e lo dimostriamo nei fatti. Grazie ancora, grazie a tutti. Non me ne vado, ci metto l'ultimo banco. Ok. Vabbè, iniziamo allora con, mentre Angelo continua la sua espressione, anche vuole per scusarsi, facci rivolgere spalle, ma troppo è la posizione che più conteniamo a fare. Ok, allora io passo il testimone, che sarebbe il microfono, alla,
ad Alessia che ci condurrà in questa giornata e quindi presenterà gli ospiti che abbiamo oggi. Grazie. Grazie prof per questa introduzione, grazie a tutti ancora per essere qui. Allora, mi presento rapidamente, mi chiamo Alessia Caso e attualmente sono reclutata come manager di progetto del progetto Aurora. Due parole sul progetto Aurora, che cos'è il progetto Aurora? È una delle 41 alleanze finanziate dalla Commissione Europea con l'intento di generare le basi di un campus interuniversitario in cui non soltanto potenziare la mobilità, quindi non soltanto degli studenti ma anche dello staff, ma soprattutto di cominciare a creare, anzi potenziare ancora una volta, la creazione di percorsi joint degree, e quindi dare la possibilità agli studenti di diventare i futuri social entrepreneurship del domani, ecco. E prima di essere l'office manager del progetto Aurora, però sono stata per tanto tempo una giovane ricercatrice, una postdoc in chimica organica, e con il gruppo di ricerca con il quale ho lavorato per tanti anni abbiamo sempre rivolto la nostra attenzione nei confronti di questi eventi e abbiamo partecipato sin dalla prima edizione al Global Women Breakfast. Che cos'è? È nata come una colazione scientifica, anche se purtroppo stamattina non facciamo colazione. L'intento era quello di creare un network di persone di tutti i generi al fine di superare una serie di barriere nella scienza, ad esempio, ma non soltanto, la differenza di genere, quindi di altri di genere. Quest'anno il tema è Breaking Barriers in Science. Perché abbiamo pensato a un evento di questo tipo? Perché per noi la divulgazione è uno strumento potentissimo di rottura delle barriere. Bisogna parlare, bisogna confrontarsi per superare determinati ostacoli, e quindi ho pensato alle nostre due relatrici, Silvia Scardapane, che è una storica dell'arte ma è anche coordinatrice di INGOR, dell'Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana, e Ottavia Vettucci, che invece è una divulgatrice che ha proprio ideato il progetto Street Science di cui ci parlerà. Quindi non mi annoio ulteriormente, passerei direttamente la parola a Silvia Scardapane. Siamo solo perché ha capito qualcosa. Eccolo. Salve, buongiorno a tutti, sono Silvia Scardapane. Ringrazio il Dipartimento di Farmacia per aver organizzato questo evento, ma soprattutto la dottoressa Caso e la dottoressa Vettucci per avermi voluto qui oggi a parlare di creatività urbana e scienza. Ma sottolineo, soprattutto creatività urbana, perché di scienza so davvero molto poco, non sono mai stata molto brava. Che cos'è la creatività urbana? Voglio partire subito dalla nomenclatura, perché credo sia assolutamente fondamentale per capire insieme di che cosa stiamo parlando. È un'espressione, se vogliamo, un ombrello che con la nostra organizzazione INWORD, Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana, per l'appunto abbiamo messo alla fine del 2010 per poter parlare di tre fenomeni artistici e visivi di cui avete sicuramente sentito parlare, ma di cui molto spesso non si conoscono bene le differenze, la storia, cioè il graffiti writing, la street art e il nuovo moralismo. Ve ne voglio parlare velocemente nel dettaglio per riuscire un po' a dare un'infarinatura stamattina. Graffiti writing, forse è quella che è maggiormente conosciuta, perché tutti abbiamo visto graffiti solitamente associati a fenomeni di vandalismo. È un fenomeno che nasce alla fine degli anni 60 in America con uno studio dell'evoluzione delle lettere e dello stile, che si diffonde poi pian piano in tutta Europa fino ad arrivare in Italia ad avere un boom tra gli anni 80 e gli anni 90, ma è soprattutto un fenomeno che può dirsi illegale, nonostante sia tra i più importanti nel mercato dell'arte contemporanea, anche attualmente. Poi abbiamo la street art. È un termine che spesso viene usato erroneamente sia per indicare i graffiti sia per indicare i murali. La street art ha una matrice culturale completamente differente, perché nasce negli anni 70, è legata alla cultura punk e non alla cultura hip hop come quella dei graffiti, si manifesta sempre in maniera illegale all'interno delle città e ha delle tecniche ben precise con le quali possiamo individuarla. Può essere realizzata sì con le bombolette, maggiormente con gli stencil, perché doveva essere realizzata velocemente per non essere colti in fallo ovviamente, ma
soprattutto si manifesta con gli sticker, la sticker art e la poster art, il poster. Qui ho preso come esempio un poster un po' più folcloristico, perché in realtà la street art nasce anche con degli intenti, con dei messaggi politici e sociali molto forti legati all'attivismo, legati anche alla politica, quindi per questo molto spesso sono dei messaggi, se vogliamo, anche molto critici. In questo caso l'artista Rox in the Box, che è un'artista napoletana, ha impiegato la poster art, quindi questa tecnica, per comunicare qualcosa di più folcloristico legato alla nostra città e al nostro territorio. Con la nostra organizzazione noi facciamo questo, studiamo, abbiamo anche un centro studi dedicato alla creatività urbana, presso il scorso Lab di casa però, ad ogni modo ci occupiamo di questo, di ricerca e di sviluppo. E dico sviluppo perché realizziamo anche murali, in particolar modo vi parlerò del terzo delle tre arti visive che abbiamo nominato, il nuovo muralismo. Il muralismo è qualcosa di storico. Quando pensiamo al muralismo pensiamo al Messico, in Italia si pensa moltissimo ovviamente al muralismo fascista, io stesso mi sono laureata alla Federico II con una tesi che ricostruiva storicamente la storia del muralismo italiano e internazionale, anche con collegamenti politici. Però oggigiorno di nuovo, quindi con questo aggettivo, perché in un certo senso gli artisti che realizzano questi grandi murali non possono prescindere da tutte le evoluzioni che sempre a fare sia la street art precedentemente hanno portato all'interno di questa città, partendo banalmente dalle tecniche. Questo murale che abbiamo realizzato noi con la nostra organizzazione in collaborazione con uno degli artisti più noti in Italia nel settore, che si chiama Gomez, e potete vederlo nel rione dei murales, che sarebbe il rione Luzzatti Ascarelli, tornato alla ribalta dopo la guerra generale, dove tornato non c'è stata molta attenzione su quella zona di Napoli Est. Però, come Osservatorio Nazionale sulla Comunità Urbana, abbiamo realizzato dei progetti anche al complesso di Monte Sant'Angelo, quindi se vi è capitato di vederli sappiate che questo fa parte del mio lavoro, del nostro lavoro. Oggi ci sono altre persone qui del team, Monica Mongelli, ci sono gli operatori di Servizio Civile Universale, quindi siamo un team molto giovane anche. E abbiamo con il Dipartimento di Biologia realizzato questo ritratto che, vabbè, riconoscete ovviamente quello di Darwin. Abbiamo cercato di caratterizzarlo. Anzitutto l'hanno realizzato due artisti napoletani, Raro e BioDP. Hanno usato una tecnica che è quella dello stencil multilivello, che dà una sensazione quasi come se questa fosse una stampa, ma in realtà è un murale. È caratterizzato da una serie di rimandi che in un certo senso rimandano, per l'appunto, scusate la ripetizione, alla figura di Darwin, quindi la tartaruga, il funghello oppure l'orchidea cometa. E c'è tutta questa flora e questa fauna che in realtà nella foto non si vede, ma invade anche lo spazio circostante. La collaborazione è continuata e abbiamo realizzato anche questi, che quando tutti insomma mi vedono dicono che cos'è, Allora, la cosa bella di questo lavoro è, in un certo senso, scegliere degli artisti che hanno uno stile e che non devono sempre trovare dei compromessi per esprimersi secondo le loro ricerche o la loro poetica. In questo caso l'artista Luigi Lo Quarto, in arte Jig, disegna cose astratte, ma lo fa partendo da uno studio di una materia precisa, cioè quella della pietra, quella della roccia. Lui ha, in un certo senso, osservato, riprodotto, forse anche troppo, la porosità e le caratteristiche della pietra pugliese. Quindi quando ci hanno chiesto di dipingere queste colonne, che architettonicamente non sono il massimo, abbiamo pensato più di giocare con qualcosa di astratto che non con qualcosa che fosse di figurativo o realistico. E lo studio di Jig ci sembrava idoneo, perché questo è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra, quindi ci sembrava carino dare proprio spazio alla poetica di quest'artista. I colori dal grigio al giallo vogliono tra l'altro essere un rimando dalla pietra al giallo del tufo. Chiaro che non è proprio giallo, giallino, tufo, però insomma quello vuole essere il rimando. La parte superiore qui non si vede, ma in quello che c'è dietro sì, è con il rosso, no? C'è questo colore rosso, perché quello è un riferimento al principio lavico, quindi in un certo senso c'è voluto essere un collegamento con il nostro territorio. Questa forse anche la avete vista, è una delle più grandi che abbiamo realizzato, sempre in collaborazione con Scienze della Terra. Vabbè, questa che dire, molto, molto immediata forse, no? Per lo spettatore, quindi questo racconto che va dalla superficie terracquea al nucleo della Terra. Ma soprattutto qui forse è poco visibile, la sabbia sottostante ha dei segni e questi segni volevano essere un po' dei riferimenti alle tracce fossili, no? E quindi non soltanto idrologia, non solo geologia, ma anche paleontologia. Un altro murale che abbiamo realizzato al rione dei Murales, quindi il rione Luzzatti Ascarelli, è di quest'artista torinese che si chiama Fabio Pitani.
è un artista che disegna questi giardini verticali bellissimi. Questo è un ibiscus che domina tutto questo rione, ma la caratteristica principale di Fabio Petani è che all'interno dei suoi murali inserisce sempre degli elementi chimici. Qui c'è proprio scritto acido solforico, non so se si vede in alto, ma c'è scritto, e riporta anche sempre il peso atomico dell'elemento chimico che sceglie. Quando ha realizzato il murale, io gli ho chiesto, ho detto, scusami, ma che cosa ti ispiro? Cioè, come mai inserisci un elemento chimico? Tu che non sei laureato in chimica. Mi fa, no, mi sento ispirato nel luogo dove vado rispetto anche alla comunità che incontro. In un certo senso mi piace tirare questo rimando anche scientifico e mi piace divulgarlo e portarlo nelle mie opere. Quindi, insomma, è una bella declinazione. Non sono qui per parlarvi solo delle cose che abbiamo fatto noi, perché non me la canto, non me la suono, ma vi voglio presentare anche altri artisti. E ci tengo a presentarvi l'artista Andreco, che è un artista che ha un dottorato in ingegneria ambientale e realizza dei murali. Purtroppo qui ne vedete solo una porzione, ma vi invito a vedere il suo sito o il suo Instagram. Lui è molto attenzionato, moltissimo il clima. In questo caso, grazie a delle organizzazioni internazionali, ha riportato la previsione dell'innalzamento delle acque della laguna di Venezia su uno dei palazzi che affacciavano sul Canale Grande su Venezia. E questo lo fa non soltanto in Italia, lo fa in tutto il mondo. Non lo fa solo con i murali, lo fa con le performance, lo fa con le installazioni. Quindi vedete in quanti modi un artista, in questo caso deriva dal mondo scientifico, cerca di portare il suo sapere ma di divulgarlo, e fanno delle lezioni bellissime all'aperto con le scuole e con le università. Quindi anche per immaginare che tipo di compagine o che tipo di murali possiamo organizzare con il Dipartimento di Farmacia. Andando avanti, ho scelto anche una foto un po' più semplice, forse più simpatica se vogliamo. Non ha molti rimandi alla dendrologia, però mi era simpatica come scena, perché si tratta di un festival che si chiama Linfa e che è stato realizzato per poter valorizzare una riserva che si trova in provincia di Grosseto. Quindi mi interessava in un certo senso farvi vedere come non c'è solo, insomma, c'è una parte anche più fantasiosa, se vogliamo. Poi mi interessava farvi vedere questo di un artista che si chiama Bola Undun, che è un artista molto bravo, perché vabbè, lui è vegano, ha tutta una sua poetica particolare, ha un rispetto per la natura elevatissimo, però è molto bello perché voi qui non potete vedere il paesaggio circostante, ma siamo a Bonito, in provincia di Avellino, e credo sia uno degli artisti che più rispetta il paesaggio circostante. Quello del contesto è una cosa importantissima, soprattutto quando si realizzano murali, perché molto spesso quando vengono realizzati in periferia mi rendo conto che sono anche molto violenti visivamente, e invece ci sono artisti che attenzionano molto l'ambiente circostante, e lui è uno di quelli. Poi c'è questo che è spettacolare, però la foto qui non rende bene. Io vi prego di andare a vederlo su Instagram o sul sito. Lui si chiama Vesod Brero, figlio del pittore surrealista Dovilio Brero, che sta continuando proprio la tradizione, se vogliamo, di famiglia, e tramite i principi dell'ottica e lo studio dell'ottica presenta una prospettiva della realtà meravigliosa, e davvero vi invito a guardare quello che realizza. Questo è uno dei più famosi che si trova a Campobasso, dove c'è un importante festival che si chiama Droodline, e vi invito davvero a prenderne visione perché è fantastico ed è di un'eleganza immensa. Voglio concludere con questo simpatico murale realizzato da un artista spagnolo che si trova in provincia dell'Aquila, ad Ajeli, nel cosiddetto Borgo di Ajeli, dove si tiene ogni anno un festival che si chiama Borgo Universo. Perché ve lo faccio vedere? Perché loro sono stati un po' geniali. Questo borgo stava ormai perdendo interesse anche turistico, però loro avevano una torre delle stelle cosiddetta restaurata nel 2001, che è stata adibita all'osservatorio astronomico, e hanno pensato, ma perché non abbiniamo alle stelle tutti i murali che si ispirano alle stelle? E quindi tutti i murali che si trovano ad Ajeli si ispirano all'astronomia, e si possono anche fare dei tour in combo tra muralismo e insomma osservatorio. Ovviamente questa è un'infarinatura, io spero di avervi incuriosito, perché non risponderò volentieri alle vostre domande. Vi ringrazio per l'attenzione. Io avrei già un paio di domande, però ce le riserviamo per la discussione, quindi invito Ottavia invece, che scusate un attimo il cambio di Ottavia, che ci parlerà del suo progetto Street Science, e soprattutto oggi ci racconterà del radio e di perché può essere considerato l'elemento chimico delle donne.
Eccoci. Secondo lei, naturalmente. Io ho detto può essere considerato, non ho detto che è considerato, eh? Ci siamo? Ok. Prego, Ottavio. Ok, ciao a tutti. Io sono Ottavio Bettucci, come sono stata egregiamente introdotta già da Alessia. E ringrazio enormemente Silvia per aver fatto questa infarinatura insomma artistica, perché io sono esattamente la sua nemesi, cioè io sono tutta scienza e arte molto poco, ma mi ha sempre insomma legato una passione per l'arte urbana, una passione che coltivo da diverso tempo, inizialmente completamente scollegata da un'attinenza scientifica, e poi negli ultimi due anni si è un po' concretizzata in un progetto di divulgazione scientifica. Inizierei appunto parlandovi un po' di chi sono, per farvi capire quanto io sia lontana dal mondo artistico, perché sono appunto laureata in chimica a Firenze, ho fatto un po' di giropagamenti vari per la Svezia dopo la mia laurea, poi sono tornata a Firenze dove mi sono dottorata in chimica e poi sono stata un po' in Spagna e alla fine sono approdata qui a Napoli dove ho fatto appunto il mio postdoc all'Istituto Italiano di Tecnologia. Durante tutte queste, diciamo, varie esperienze di vita accademica, ho sempre avuto un occhio per la divulgazione scientifica e si è concretizzata in varie attività, scrittura per riviste scientifiche, qualche piccola comparsata social e nell'ultimo anno ci tenevo anche a far presente che faccio parte del gruppo interdivisionale di diffusione della cultura chimica della Società Chimica Italiana, quindi se volete seguire le nostre attività su tutti i social, potete farlo, vi ho lasciato insomma il nostro contatto. Ma passiamo a una cosa che è importante direi per questa giornata, ovvero il progetto Street Science. Come nasce dentro di me e solo dentro di me questo progetto? Sono appassionata di street art, ma non solo, anzi di creatività urbana, visto che dobbiamo dire le parole giuste, ma non solo perché è un'arte per me affascinantissima, anche per il senso proprio intrinseco che ha questa forma di espressione, ovvero quello di essere accessibile. Quindi noi andiamo in giro, vediamo i murali o le opere di street art o i graffiti, non dobbiamo pagare, non dobbiamo per forza guardarle, cioè siamo liberi di osservarle. E quindi è la forma di espressione che più rappresenta l'accessibilità. Questo per me è stato un po' un aggancio per volerlo unire alla divulgazione scientifica, che secondo me ha proprio come presupposto quello di rendere accessibili dei temi scientifici, dei concetti magari che spesso non sono insomma immediati ai più. E quindi l'unione un po' fricchettona, diciamo, di queste cose dell'accessibilità dell'arte con l'accessibilità della scienza ha fatto creare questo progetto Street Science. E quello che faccio in queste presentazioni è creare delle storie che legano delle opere e legano anche la scienza. E oggi appunto parliamo del radio. E iniziamo questa storia, se siete pronti. Questa storia inizia non con l'elemento, inizia con il significato di questa parola, che è appunto raggio. E inizia questa storia con una mano, che non era una mano qualsiasi, ma è una mano radiografata, dove c'è anche un anello. E quindi vi presento il primo ospite di questo talk show della scienza, che è l'artista Shock, un artista inglese, britannico, che è anche un chimico, quindi si trova perfettamente inserito in questo contesto, che realizza queste opere magnifiche che sono delle reali radiografie urbane. Usa tecniche come ad esempio l'aerografo per creare queste sfumature che sono delle reali radiografie, rispettano esattamente quello che è una radiografia, cioè dei colori più intensi, ad esempio quando vediamo la parte delle ossa che vanno a sfumare verso colori meno intensi, quando abbiamo magari altre parti del corpo come possono essere i muscoli o altri tessuti. Shock non fa solo mani, anche se le realizza in vari modi molto simpatici, fa anche altre radiografie urbane, ma il concetto è quello, lui realizza delle radiografie. Allora, torniamo un attimo al discorso della parola radiografia, raggio, perché in realtà il radio è ancora molto lontano dalla nostra mente, ma quello che è vicino invece sono i raggi X. I raggi X sono alla base delle radiografie,
Qui vediamo lo spettro elettromagnetico, si trovano appunto dopo la luce visibile, dopo il raggio B, e ci sono i raggi X. Quindi quando vediamo tutte quelle immagini supereroi con gli occhi e raggi X colorati, no, non esiste, non li vediamo i raggi X, però è simpatico vederli anche in maniera artistica. Questi raggi X erano molto studiati, insomma, fino all'Ottocento, e ci fu uno scienziato misterioso, che ancora adesso non sveleremo, che si divertiva con dei marchi ingegni. Questi tubi di Crookes, queste ampolle, erano delle ampolle dove veniva fatta passare della corrente e il materiale contenuto al loro interno, quando passava la corrente, diventava fluorescente. Ora, questo scienziato, ma non solo lui, tanti studiavano questi fenomeni, vide che mettendo qualcosa tra appunto la sorgente di elettroni, ancora non sapevano nemmeno che erano, però la fine di questa ampolla, si poteva vedere stampata un'immagine, vedete la croce lì che si vede stampata, quindi si inizia a familiarizzare con l'idea che si producessero dei raggi, qualcosa. Ma questo scienziato però fece un'altra cosa, anzi notò, perché è sempre quasi casuale quello che succede nei laboratori, non dovremmo dirlo, però è così, notò che c'era un foglio coperto con questa sostanza platino cianuro di bario a una distanza di 3 metri, che si rese conto che quando usava questo tubo iniziava a avere un brillio, una cosa strana, e lui disse: ma non è che forse c'ha qualcosa a che fare con questi raggi che produco? E allora cosa fece? Pensò: forse escono da questo tubo questi raggi, e allora blocchiamo questi raggi. Prese un cartoncino, lo mise tra questo fascio e il presunto fascio e la lavagnetta, niente, ne mise tanti, niente, ci mise una mensola, niente, finché a un certo punto prese un dischetto di piombo e vide che c'era un effetto sulla lastra. Questa lastra si anneriva in corrispondenza dell'elemento dove c'era il piombo. Questo voleva dire che era vero che questi raggi uscivano dal tubo e in qualche modo potevano essere bloccati. Questo scienziato è Wilhelm Röntgen, spero che non ci sia nessuno tedesco in sala per la mia pessima pronuncia, e questo scienziato fu lo scopritore dei raggi X. Però non sapeva che erano raggi X, cioè non sapeva che erano dei raggi. E quindi quando fece questo esperimento, dopo aver messo il piombo in mezzo a questo raggio, chiamò chi? La moglie, e gli disse: Bert, per favore metti un attimo la mano tra il fascio e la... perché lui non ce la voleva mettere, metti la mano, e era pure, diventò non solo moglie, anche cavia, e quindi quello che si ottenne fu la prima radiografia della storia. La povera Bert, ignara di tutto quello che stava succedendo, la frase che si dice di sé: ho visto la mia morte. Quando vide la mano che era stata radiografata, ho visto la mia morte. E invece William non gliene fregava assolutamente niente, perché lui aveva fatto la prima radiografia. Questo succedeva nel 1895, e da qui inizia a esserci una serie di un boom di questi raggi X. Questi raggi X assunsero proprio una dinamica, cioè tutti volevano studiare i raggi X, tutti volevano capire questi raggi cos'erano. Ma noi li chiamiamo raggi X, ma William Röntgen non aveva idea di che cosa fossero, e proprio siccome non sapeva che cos'erano, li chiamò X, e per questo si chiamava raggi X. Detto ciò, questa bolla mediatica sui raggi X c'era per un motivo molto filosofico e molto sofisticato, ovvero che i raggi X facevano vedere ciò che era invisibile, rendevano visibile l'invisibile. Qui abbiamo un altro murale di Shock, che per me rappresenta molto bene il concetto di invisibilità, quello che non riusciamo a vedere, no? Queste due mani che formano un'ombra cinese che ha un coniglio radiografato, stupendo. Vabbè, però in questo contesto, no, in cui c'erano questi raggi X, questo boom di questa gente che studiava l'invisibile, ci fu un altro personaggio, e sempre uomini finora, però c'era la signora moglie che si è prestata, mi ricordo la prima che aveva citato. È sempre importantissimo. Comunque ci fu questo Becquerel che disse: ma io sto studiando altre cose, sto studiando dei sali di uranio, e questi sali di uranio, quando io li illumino con della radiazione luminosa,
Cosa succede? Succede che emettono della radiazione fluorescente. E allora su questo filone di raggi X, insomma, non è che allora la fluorescenza che vedevano nel tubo di Crookes può essere la stessa che vedo io, e quindi questi sali di uranio emettono anche loro dei raggi. Becquerel si racconta fosse anche un fotografo amatoriale, quindi aveva delle lastre fotografiche. Quindi cosa fa? Prende delle lastre fotografiche, ci mette le copre, quindi le scherma, per coprirle dalla luce, dalla radiazione solare, prende dei sali di uranio che li aveva precedentemente attivati con la luce, quindi erano tutti belli radioattivi, e li mette sopra la lastra. Poi toglie tutto e sviluppa la lastra e vede che se c'erano delle forme che si formavano, delle ombre, esattamente in corrispondenza di dove lui aveva messo i cristalli. Ah, scoperta del secolo! Scoperta del secolo, perché effettivamente allora questi sali di uranio emettevano qualcosa, venivano grazie alla radiazione solare attivati e riemettevano i raggi X, anche loro. Allora facciamo un altro esperimento. Prendiamo sempre le lastre fotografiche, ci mettiamo una croce metallica sopra e poi rifacciamo lo stesso esperimento, no? Ci mettiamo sopra, copriamo tutto e ci mettiamo i sali di uranio. Perché? Perché se ci metto qualcosa di metallico e questi veramente questi materiali emettono raggi X, quello che devo vedere è che si deve stampare questa croce, perché i raggi non passano attraverso il metallo, come una radiografia. Purtroppo a Parigi era nuvoloso. E quindi lui non riuscì ad attivare questi cristalli di uranio. Era nuvoloso, ma dice, vabbè, senti, metto tutto nel cassetto e poi li riprendo. Solo che continuava a essere nuvoloso e a un certo punto Becquerel si stufa e dice, vabbè, le sviluppo lo stesso, ste lastre, vediamo se è successo qualcosa, anche se non ho attivato i cristalli, quindi non sarà successo nulla. Come vedete lì, le lastre sviluppate fanno vedere esattamente la croce che lui aveva poggiato sulla lastra, non so se la vedete. E quindi qui c'è una svolta, perché non potevano essere i raggi X quelli che avevano creato questa cosa, non potevano, perché se non erano stati attivati con la radiazione solare, non poteva, c'era qualcosa dentro questi materiali che emetteva qualcos'altro, una nuova radiazione. Questa nuova radiazione fu chiamata da un'amica di Becquerel proprio i raggi di Becquerel. Ma questo fu solo l'inizio, perché iniziò in questo momento a formarsi nelle teste delle persone una parola che noi conosciamo benissimo, che è radioattività. Non siamo ancora arrivati a radio, non so se l'avete notato, ma c'è sempre questa radioattività, radiografia che torna. E quindi questa radioattività venne anche analizzata un po' insieme ai raggi X, fu un nuovo trend dell'epoca. E la persona che aveva dato il nome raggi di Becquerel a questa radiazione sconosciuta è una persona che conosciamo tutti molto bene, e vi presento il secondo murale della giornata, che è Marie Curie. Marie Curie, in questo murale che lo trovate a Milano, è rappresentata in una posa che si rifà a una sua foto molto molto famosa. Ma questo murale è più sofisticato di così, perché si sviluppa in orizzontale, non in verticale, e come vedete Marie Curie ha questo braccio appoggiato alla guancia, ma c'è anche un altro braccio che sostiene questa ampolla da cui sembra uscire un fumo, c'è un losco figuro sconosciuto lì in fondo che non sappiamo chi è, c'è una macchina lì sotto. Marie Curie era molto molto interessata a questi effetti, diciamo, prodotti da queste sostanze radioattive. Però in questo murale noi vediamo un elemento chimico che ancora non è quello che vogliamo noi, ovvero è il polonio. È riportato qui. E perché il polonio? Allora, insieme a Becquerel, che erano amici e colleghi, infatti vinsero il Nobel insieme, studiavano questi minerali contenenti queste sostanze radioattive, questi elementi radioattivi, e lui insieme a Pierre Curie, che appunto era suo marito, e svegliamo il primo arcano mistero del murale, quello rappresentato dal proprio Pierre Curie, studiavano dei minerali contenenti un sacco di uranio. Questi minerali si chiamavano pechblenda e erano la principale fonte di uranio. Loro però, Pierre Curie
e Marie Curie cosa fecero? Analizzarono la radioattività emessa da questi materiali e videro che era troppo elevata rispetto, diciamo, da giustificabile come se contenessero solo uranio, no? Ci doveva essere qualcos'altro. Questo qualcos'altro venne isolato nel 1898, era proprio il polonio. Era un elemento chimico nuovo che era 333 volte più radioattivo del nostro amico uranio. Ma non andava ancora bene, perché ancora c'era della radiazione che non era giustificabile soltanto con il radio, con il polonio e con l'uranio. Quindi presero quintali di pechblenda per Curie e Marie Curie, la analizzarono fino a isolare pochissimi milligrammi di un cristallo trasparente, che poi misero una provetta e vedevano che si formava del fumo color malva, si colorava e quando lo mettevano al buio era anche un po' luminescente. Ecco, quel giorno loro isolarono per la prima volta il radio. Il radio era circa 900 volte più radioattivo dell'uranio, però queste proprietà, che oggi noi la radioattività la associamo a una roba un po' paurosa, un po' pericolosa, in realtà per loro era una roba fighissima, una risorsa enorme, soprattutto per applicazioni terapeutiche. Infatti, cosa si capì subito di questi elementi radioattivi, di queste radiazioni? Che potevano interagire in maniera diversa a seconda del materiale in cui passavano. Erano molto energetici, quindi attraversando dei materiali potevano anche trasferire energia al materiale che attraversavano. E questo infatti succedeva con i tessuti. Per esempio Marie Curie studiò, appunto facendo passare queste radiazioni attraverso i tessuti umani, vide che delle cellule magari dannose, possiamo chiamarle oggi cancerose, tumorali, venivano distrutte. E quindi questo aprì un sacco di diciamo, applicazioni terapeutiche a questa scoperta e diciamo che oggi possiamo dire che queste scoperte di Marie Curie hanno aperto tutta quella branca anche della medicina nucleare e dei radiofarmaci, no? Che servono sia per la diagnostica che anche per la cura. Ma Marie Curie non si fermò soltanto al radio, perché ricordiamoci i raggi X, ricordiamoci Becquerel, ricordiamoci Röntgen, tutto questo perché era tutto mischiato, non è che c'era una scoperta che rimaneva isolata, era tutto insieme. In questo periodo storico c'era il radio, c'erano i raggi X, e quindi nel murale che vi ho fatto vedere c'è un'altra cosa bellissima, simpaticissima, che è questa macchina. Questa macchina, se vedete, sembra una carrozza, c'è scritto radiologia, forse è un po' sgranato. Queste macchine sono esistite realmente e le ha inventate Marie Curie con sua figlia, e durante la Seconda Guerra Mondiale aveva acchittato queste macchine con degli apparecchi radioterapici, per fare le radiografie a raggi X portatili, e andava in trincea a fare radiografie ai feriti della Seconda Guerra Mondiale. Lì nella foto sottostante potete proprio vedere Marie Curie che guida la macchina, e quindi diciamo che ecco il collegamento che unisce un po' tutto quello che vi ho raccontato. Vi ho detto scopi medici, ma non solo, perché quello che vi sto per raccontare è una storia che spesso fa ridere, poi ci pensi un attimo, fa piangere, e ve la racconto con un altro murale, che è questo qui. Allora, ci ha già introdotto Silvia a questo artista, che è Fabio Petani, che è uno degli artisti che mi ha più spinto poi a continuare questo progetto di Street Science, che realizza, come vi ha già spiegato Silvia, queste opere gigantesche, magnifiche, in cui è sempre presente un elemento o un composto chimico e una opera legata al mondo della natura botanica. In questo caso abbiamo appunto il radio con il suo numero atomico e il suo peso atomico riportato nel murale. Ma c'è anche una pianta che per l'appunto è il tiglio. Ora, io non lo so perché Fabio Petani ha unito questi due elementi. Spesso sono ermetici i suoi collegamenti, non si capisce bene. Il collegamento che ho trovato io è un collegamento particolare, nel senso che il tiglio, come tante piante, è una pianta usata spesso per scopi cosmetici, non medici, no? Si mette gli shampoo, le creme emollienti, le creme, insomma, per dopo il sole.
E quindi quello che per me collega il radio a questa pianta cosmetica è una frase. Questa. Allora, se non fa ridere, ma in realtà, ora capirete perché non fa più ridere tra poco, perché l'essere radiosa deriva, indovinate, da radium, da radius raggio, e radiosus indica proprio qualcosa di luminoso, radioso, raggiante, no? E intorno ai ruggenti anni 20, negli States, ci fu qualcuno che pensò bene di fare una linea di cosmetici contenenti il radio. Radium Beauty regenera l'epidermide, contiene del radio, e tutti questi cosmetici radio avrebbero un successo clamoroso negli anni 20. C'erano tutte donne che usavano queste creme a radio, si spalmavano queste creme a radio. C'era questo William Bailey che era noto tra l'altro per essere un po' un truffaldino, però era troppo figo il business, quindi nessuno se ne fregò, e si comprarono tutte queste creme. Questo boom in America finì nel momento in cui ci fu una brutta storia legata all'acqua radioattiva, cioè oltre ai prodotti cosmetici c'erano anche questi recipienti che erano proprio fatti di materiali radioattivi che rendevano l'acqua radioattiva, e distribuivano queste boccette di acqua radioattiva come se fosse la panacea per curare tutti i mali. E quello che successe al campione di golf Eben Byers, che avendo avuto un trauma a un braccio, gli fu detto di prendersi questo Raritor, questa acqua radio, e improvvisamente iniziò a stare benissimo, benissimo, quanto stava bene, non si sa quanta acqua e radio consumò. Si dice fosse anche uno sciupa femmine, credo che smise di essere uno sciupa femmine nel momento in cui la sua mandibola diventò così. Diventò così perché diventò in necrosi la sua mandibola per quest'acqua a radio, e nel 1927 morì. Con la morte di questo campione sportivo ci fu un crollo di questa vendita dei prodotti a radio in America, perché in Francia negli anni 30 comunque la scienza al servizio della vostra bellezza iniziò a prendere piede, e quindi altri cosmetici, toradia, creme che potevano renderci bellissime, perché dovevamo essere tutte donne, oggi si parla di donne, dovevamo essere sempre più belle di quanto già siamo. E questa era formulata da Alfred Curie, che non aveva nulla a che vedere con gli scienziati, era un altro tipo a caso che casualmente ha lo stesso nome, e il loro slogan era «Rimane brutta chi vuole». E poi questo dice molto su come viene percepita, e forse anche oggi, no? La donna nella società, insomma, nella scienza. Anche qui poi ci fu una piccola cosa che non so se conoscete, Hiroshima Nakasaki. Ci fu questa, insomma, brutta esplosione che rese la parola radioattività e radio completamente impronunciabile, e tutti i prodotti a base di radio di qualsiasi genere vennero ovviamente non li comprarono più, comunque vennero smessi di essere prodotti. Ora qui mi fermo un attimo per dirvi che vi ho voluto dare due espressioni, se vogliamo, del radio, cioè l'ambito medico dove ebbe un successo clamoroso e tuttora rimane uno step fondamentale per gli avanzamenti che sono stati fatti in medicina, e l'abuso che ne è stato fatto nel caso della cosmesi. E quindi qui io, come dico sempre in quasi tutte le presentazioni, non esiste un elemento chimico o una sostanza cattiva o buona, cioè dipende sempre dall'uso che noi decidiamo di farne. Quindi anche quando si parla di radio, radioattività, non è tutto male, ci salva anche la vita, ce l'ha salvata, ma ovviamente va sempre fatto tutto con la giusta consapevolezza. Vi racconto un'altra storia triste, perché oggi dobbiamo un po' piangere, è San Valentino, voglio dire, cioè, non mi sembra che ci sia nulla da festeggiare. Questo murale si chiama Radium, e vi porto stavolta in Svizzera. Vi porto in Svizzera, alle Locle. Le Locle è un posto, un paesino famoso per l'orologeria, gli orologi.
Infatti questa mano shock che vi ho già presentato dipinge la sua solita, insomma, con il suo solito stile radiografico, questa mano che ci rimanda un po' un senso di morte, come la povera Beth che aveva visto la sua mano radiografata, che tiene un pennello. Tiene un pennello e c'è un quadrante di un orologio che viene dipinto. Ma se giriamo l'angolo, in questo murale troviamo anche lui, un fiore, che in realtà, se lo guardiamo bene, è il simbolo della radioattività. Il fiore è anche il simbolo delle donne, volenti o nolenti, e questa mano ci richiama un po' un senso di morte. E la storia che c'è dietro questo murale, infatti, riguarda sia delle donne che degli orologi. Ed è la storia delle Iranian Girls, che in questo manifesto, che in realtà è un film, sembrano delle ballerine. In realtà queste Iranian Girls erano delle operaie. Erano delle operaie perché siamo intorno al 1917, penso, insomma, qui siamo vicini agli anni 20. Sempre in America c'è un boom sia di ondate femministe che di emancipazione a livello di lavoro e a livello anche di indipendenza economica, e quindi questa United States Radio Corporation decide di assumere un sacco di donne a lavorare per loro. Cosa facevano queste donne? Queste donne dovevano dipingere le lancette degli orologi e i numeri degli orologi con questa vernice brevettata e sviluppata dalla Radio Corporation, che si chiamava Underdark. La vernice Underdark era una vernice a base di uranio che, decadendo, produceva radio e radon e rendeva tutto bellissimo e fluorescente. Ora, come vedete nella foto, queste donne dipingevano liberamente questi orologi, così, senza curarsene troppo. E qui c'è la prima brutta cosa di questa storia, che in realtà i padroni della fabbrica, ma anche gli scienziati che sviluppavano queste insomma, prodotti a base di radio, non avevano assolutamente contatti con il radio, sapevano la pericolosità del radio e usavano anche i mezzi di protezione se dovevano interagire con qualcosa che contenesse radio. Queste donne invece tranquillamente usavano questa vernice. Ma non solo. Per rendere i pennelli più sottili e dipingere meglio, leccavano la punta dei pennelli e dipingevano le loro lancette dei loro orologi. Ma non solo, perché siccome era così figo questo effetto che avevano, che poi gli rimaneva un po' di roba fluorescente in faccia, si racconta che si decorassero anche la faccia, i capelli, tutto quanto con questi vernici a radio. Anche questa storia non finì bene, perché queste donne non si sa ancora quante ne morirono, per necrosi, per anemie, insomma, ne morirono tantissime. E la cosa ancora più brutta è che all'inizio si cercò di occultare tutto dicendo che in realtà avevano la sifilide, insomma, roba che per fortuna poi venne smentita, e oggi sappiamo com'è andata questa storia, e purtroppo non è una storia che è molto bella da raccontare, ma fa parte della storia del radio. Quindi mi avvio alla conclusione, ho un ultimo murale da farvi vedere. Con questa presentazione abbiamo fatto un viaggio non solo nella storia un po' del radio e dei raggi X, ma abbiamo fatto una storia anche un po' delle donne, perché abbiamo avuto una donna all'inizio che si è prestata come cavia per gli esperimenti del marito, una donna che invece ha voluto dedicare tutta la sua vita alla scienza, allo studio di questo elemento, di queste radiazioni, e ha dato tutta se stessa per questo. Abbiamo donne che, pur di essere belle e radiose, sono spalmate in faccia, non si sa che cosa, perché lo scegli tu se sei brutta. E abbiamo donne che, per emanciparsi, per arrivare ad avere un ruolo nella società, hanno messo, purtroppo, inconsapevolmente, a rischio la loro vita, e alcune ci hanno anche messo la pelle. A tutte queste donne, e anche a tutti voi, dedico un altro murale, che è quello sempre di Shock, che è un papavero. È un fiore che lui dedicò ai caduti in guerra della Seconda Guerra Mondiale, e come vedete il gambo di questo fiore ha un filo spinato. Noi lo dedichiamo oggi a tutte queste donne che io vi ho presentato, spero che quello ve lo vogliate dedicare. E visto che è San Valentino, vorrei dirvi pure che magari qualcuno di voi riceverà dei fiori, simbolo delle donne, che dobbiamo essere profumate, delicate,
belle. Occhio però ai fili spinati che possono nascondere i fiori che riceverete. Quindi, grazie. Grazie a tutte le persone che in questi anni mi hanno fisicamente accompagnata a vedere i murales nei peggio posti ameni del mondo e che hanno reso possibile lo sviluppo di questo progetto. Se volete seguire queste storie di murales sono su Instagram, per gli eventi, Twitter e Facebook. Viva! Grazie Ottavia. Allora, prima di dare spazio ad eventuali domande al pubblico, avrei un paio di domandine anch'io, quindi comincio io con le domande. Allora, inizio da te perché sei l'ultima, insomma, hai appena detto di parlare e poi ho un paio di domande anche per Silvia. Allora, una domanda, facile, è come è nato il progetto Street Science? Cioè, hai visto un murale che ti ha ispirato e hai pensato di costruirci una storia collegando con, in qualche modo con la scienza, o viceversa avevi un concetto in mente e hai cercato un murale? Allora, l'inizio è stato vedendo un murale di Ettore Majorana a Roma, bellissimo, che è uno dei miei scienziati preferiti. E lì mi si è aperto un po' questo mondo del possibile, insomma, coniugare la scienza con la creatività urbana. Quindi questo è stato l'inizio, però poi il progetto si è andato sviluppando in maniera diversa, ovvero ci sono due possibilità. Come ci ha fatto vedere Silvia, ci sono delle opere che proprio hanno dei messaggi intrinseci che l'autore vuole proprio trasmettere. Prendiamo quelli di Andreco con tutte le formule, sono veramente cose che noi possiamo toccare con mano, quindi quella è una parte che insomma sfrutto. E poi ci sono delle suggestioni, diciamo, che io a volte vedo delle opere che non hanno niente a che vedere con la scienza, ma che magari mi rimandano qualcosa di scientifico, anche personale, e quindi lì ci costruisco io una storia personale, no? Come potrebbe essere quello di Fabio Petani che vi ho fatto vedere sulla cosmetica. Quindi c'è questo doppio, diciamo, insomma, processo creativo. Grazie. Allora, facciamo questo un'ultima domanda per te, una cattiveria. Sei consapevole che unendo arte e scienza stai facendo una contaminazione, giusto? Quanto è difficile rispettare i limiti dell'una e dell'altra, tra virgolette, arte, quindi senza ledere troppo la nomenclatura scientifica o quella, diciamo, del mondo dell'arte? Ok, questa cosa è difficilissima da fare. Allora, la contaminazione per me è fondamentale, cioè il motivo per cui ho deciso di fare questo progetto, secondo me è fondamentale riuscire a unire discipline diverse per avvicinare le persone, no? Sia l'una che l'altra disciplina. Posso dirti che per me è molto difficile rispettare il mondo artistico perché, come vi ho anche spiegato Silvia, è molto articolato, c'è chi studia anni e anni per poter inquadrare questi fenomeni, quindi per me c'è sempre un timore in qualche modo di andare a non rendere giustizia, no? Al lato artistico di quello che sto promuovendo nei miei percorsi. Quindi sul lato scientifico mi sento più sicura perché facendo comunque divulgazione ho capito un po' come si deve comunicare, come si può arrivare a comunicare. Sul lato artistico ho sempre i miei problemi. Ovviamente il confronto è fondamentale. Io all'inizio di questo percorso sbagliavo tantissimo i nomi anche tra street art, murali, sbagliamo tutto. Poi piano piano, anche confrontandoci con realtà come InWorld o altre associazioni che si occupano di questo, sviluppi anche insomma una capacità lessicale per non tradire troppo le varie discipline. Grazie. Allora, un paio di domandine per Silvia, poi mi faccio da parte e lascio spazio al pubblico. Allora, la prima domanda è
una curiosità, in che modo scegliete gli artisti nei progetti che avete? Quindi, non so, ad esempio, un particolare tipo di superficie da dipingere o una particolare tecnica da utilizzare, in che modo viene scelto un artista? Allora, sicuramente la dimensione, la superficie e lo studio dell'artista sono le prime considerazioni che noi facciamo, però è anche vero che lavorando in alcuni contesti, non sempre appunto quelli universitari o commissioni in un certo senso in ambienti anche semplici da vivere o da valorizzare, ma anche in periferie, a volte la scelta si incrocia anche molto con un'esigenza di quella collettiva o della comunità. Vi faccio l'esempio prendendo in prestito la foto che ha subito qui Ottavia, perché il murale che vedete qui si trova a Napoli Est, nel quartiere di Ponticelli, ed è uno dei nostri progetti più famosi in Italia, che si chiama Parco dei Murales. Non si vede bene tutto il murale, ma è un bellissimo gigaro chiaro che è dipinto appunto da Fabio Petani, cui l'elemento scelto era appunto il silicio. E in pratica la strada su cui affaccia questo complesso di edilizia popolare si chiama via Aldo Merola, però viene detta via Merola e tutti quanti credevano che fosse Aldo Merola. Vai a spiegare, ovviamente conosci te stesso, conosci il territorio, che Aldo Merola è stato uno dei più importanti botanici, ex direttore dell'Orto Botanico di Napoli. Quindi cosa si fa? Si portano tutti i ragazzini, compresi qualche genitore, all'Orto Botanico di Napoli per, oddio, visita un po' complicata, complessa, perché mi rendo conto che non è facile, però scopo arrivare alla Serra Merola, quindi in un certo senso lavorare sull'identità. Quindi un murale del genere non è solo il murale di Fabio Petani che realizza opere ispirate ovviamente al mondo vegetale, ma vuol dire anche incastrarlo in una comunità. Il titolo di quest'opera è in napoletano ed è O giorno più felice, Io ero più felice, canzone di Erma Negretta. Infatti non l'ho detto che non lo so dire. Perché era proprio bello in un certo senso trasmettere questo, la conoscenza. Tra l'altro tutto il processo artistico e sociale collettivo è stato in questo caso da Rai Scuola, quindi Rai Scuola è stato con noi tutto il giorno, noi abbiamo lavorato con i bambini, con i ragazzi e tutti i materiali sono stati inviati all'artista e l'artista ha elaborato un murale sulla scorta di quello che abbiamo fatto insieme. Quindi esistono tante motivazioni per non scegliere un artista, dipende dal contesto in cui vai a lavorare, Ottavia in questo caso ma dopo l'assist per farvi un esempio, ma per farvi capire in che modo approcciamo il nostro lavoro di curatela e mediazione tra artisti e comunità. Mattina, grazie Silvia. Un'ultima domanda per te. Per tanto tempo i murali, comunque insomma la vita urbana, ecco, è stata considerata, possiamo dire, un atto di vandalismo, all'inizio era, diciamo, non era considerata un'opera di riqualificazione come adesso diciamo accade. Vuoi commentare quindi questa cosa, diciamo, che in che senso sta andando questa trasformazione, in che direzione stiamo andando? Potrei spiegare quattro ore a rispondere a questa domanda. Allora, diciamo che, come un po' accennavo prima nel mio discorso, tendenzialmente sono stati graffiti in un certo senso ad aver portato quello sorriso del vandalismo. Poi molti artisti che sono emersi da sfugge sono da quella corrente di graffitismo, poi alla fine sono artisti che noi amiamo, come ad esempio Petelis. Quindi Petelis ha fatto cose stra-illegali, eppure oggi è uno dei più amanti di tutti. E tra l'altro ha realizzato un primo murale proprio nel 1989 a Pisa, appunto, che è uno dei murali storici più antichi in Italia e conservati, e sarà insomma di grande importanza. Questa cosa si è un po' trasformata negli ultimi anni quando si è ritornato al concetto di muralismo, cioè si è andato a riprendere quel concetto di muralismo collettivo e partecipativo che in verità in Italia ha la sua radice e la sua diffusione in Sardegna. Io non so se siete mai stati in Sardegna, ma in Sardegna c'è un luogo bellissimo, quel luogo di Orbosolo, che è dove è nata proprio la contaminazione di un muralismo di tipo sociale e politico. Da quel momento in poi il muralismo è stato fortemente utilizzato per veicolare dei messaggi anche in Italia e in un certo senso ha poi trovato delle trasformazioni. Quando mi fanno questa domanda io faccio sempre un riferimento a Napoli, perché noi a Scampia abbiamo avuto il primo grande muralista
Italia, Felice Minatano, colui che per la prima volta ha messo insieme l'arte e la partecipazione alla collettività e l'ha fatto a favore della rigenerazione, parola che oggi insomma qui si usa moltissimo, però l'ha fatto a favore di un quartiere sicuramente molto complesso. Poi è chiaro che oggi ci sono una serie di abusi perché è un'arte appunto libera, è un'arte dove chiunque quasi può scegliere di dipingere, che sfugge, dove non c'è un expertise che magari continuamente, non so, come una mostra pura di determinati interventi o sempre in relazione con la collettività. Quindi è sicuramente un fenomeno che va, forse in alcuni casi che è un po' altro, però è anche bella la libertà di espressione, l'espressività proprio creativa, libera da ogni vincolo che caratterizza quest'arte. Quindi da una parte capisco quando c'è un po' di indecisione, freddezza nell'apprezzare un tipo di arte più violenta e brutale come quella dei graffiti, dall'altra penso che è una delle forme più libere che abbiamo e ce la dobbiamo tenere stretta. Grazie, grazie Silvia, faccio spazio a voi. Grazie, grazie. Brava Silvia, brava Ottavia, avete dimostrato come la parola contaminazione, come hai detto tu Ottavia, come ogni elemento ha aspetti positivi e negativi, contaminazione non sono solo i siti contaminanti, ma contaminazione è un valore aggiunto, mescolare la scienza con l'arte è sicuramente un valore aggiunto. Bravo, complimenti. Quello che però volevo proporre oggi a Ottavia è regalare un fiore a Marie Curie togliendo qualche spina, e ti dico quale: ridare il cognome a Marie Curie, che non è Marie Curie, è un cognome improponibile, Slavoska, ma mai lo citiamo, mai ne renderemo onore. Curie è il marito. E dico questo, e mi è venuto in mente questo, perché la scorsa settimana in Accademia è stata dedicata una giornata a Maria Bakunin, prima donna laureata in chimica in Italia. Donna sposata con il direttore dell'Istituto Chimico di allora, prima donna, unica donna, sposata con il direttore, bene, la Bakunin si è sempre firmata con il suo cognome, Bakunin, non le è mai venuto in mente di firmarsi con il cognome, di presentarsi con il cognome del marito. E questo a noi oggi sembra assolutamente naturale, all'epoca non lo era. Ridiamo dignità alla Slavoska, impareremo a pronunciare il proprio nome e tu contaminati con il fiorentino e con il napoletano, perché non manca questa contaminazione. Nonostante tutti mi dicano che ormai parlo napoletano, adesso voi non ridirete, però ve lo dico, i non napoletani. Però ha ragione, allora io prometto che metterò il nome vero di Marie Curie, toglierò una spina angolare, ma la infliggerò nel mio cuore perché non lo riuscirò mai a pronunciare. Però va bene, la prossima presentazione la metterò. Giustissima osservazione. Sì, no, complimenti, veramente molto bello, ho imparato un sacco di cose. Volevo farvi una domanda ad entrambe. Adesso i miei colleghi che non le diranno, perché si tratta di una parola che ultimamente gira tanto in Ateneo e negli Atenei. Però volevo il vostro parere su questo tema, che è quello dell'impatto. Perché quello che voi fate è qualcosa, perché insomma, il tema dell'arte, raccontato come l'ha raccontato te, sociale, politico, fate la mediazione con le community, è un'arte che ha anche un impatto. Spesso si confonde. E quello che fai te dal punto di vista della regolazione scientifica, adesso indipendentemente dal fatto che tu vuoi farti dire che non ci capisci niente di arte, ma invece non è per nulla vero, però ti piace fare fishing for compliments, lo ti diciamo tutti quanti che sei molto bravo a fare anche quella parte lì. Quello che fai te di divulgazione scientifica in questo modo ha un impatto, perché va misurato con l'impatto di questa cosa. A me, diciamo, io non sono appassionato a questo tema, però sono appassionato al fatto che secondo me, e questa è la grandissima confusione che c'è in questo paese, si confonde l'indicatore di impatto con l'indicatore di risultato. Perché per me invece impatto è il cambiamento, cioè quanto questa roba che fate entrambe cambia
le persone che in qualche modo riescono a ricevere questo vostro messaggio. Io, detto, quando parlo di te, il vostro, intendo diciamo il mondo, quello di quando parlo di te, ovviamente sto parlando di una cosa completamente diversa. E quindi mi incuriosisce se vi siete, A, se vi siete mai fatti questa domanda, ma credo di sì, soprattutto diciamo sulla, e B, in che modo riuscite a fare questa valutazione. Grazie. Posso? Vai, vai. Questa è un'altra risposta, potrei impiegare 5 ore. Allora, sì, ci interroghiamo costantemente. Io mi interrogo non solo come storica dell'arte e conoscitrice del fenomeno quando vado ad intervenire sul territorio, mi interrogo molto quando dobbiamo relazionarci con l'artista e mi interrogo in relazione alla comunità, perché tendenzialmente, al di là appunto, come dicevo prima, quando lavoriamo in contesti come quello universitario dove c'è un... è qualcosa di diverso, è a rivitalizzare uno spazio, ma non hai in quel caso uno scopo sociale che diventa anche un peso, come spesso avviene quando si lavora nelle periferie. Ci siamo interrogate moltissimo proprio sull'ultimo progetto che Parco dei Murales, quello di cui vi parlavo prima, che abbiamo avviato nel 2015 e è terminato artisticamente nel 2018. Noi non abbiamo soltanto realizzato dei murali, abbiamo realizzato tanti laboratori, abbiamo portato un interesse culturale lì. Nessuno veniva in quella zona di Ponticelli e di Napoli Est, invece è una delle zone attualmente più studiate da dipartimenti di architettura e urbanistica che vengono da ogni parte d'Europa. Io e la dottoressa Monica Mangelli abbiamo da poco pubblicato su un giornale scientifico portoghese proprio uno studio della post-analisi, insomma un'analisi post della presenza delle opere sul territorio, ed è chiaro che se si analizza singolarmente l'effetto che possa avere sulle persone, quello è vasto, è complesso, è difficile, perché ci sono delle situazioni familiari nella periferia napoletana che noi non possiamo neanche immaginare, ed è chiaro che tante problematiche non le vogliamo risolvere con le murali, perché non si possono risolvere con le murali, però ci sono dei lavori anche di identità che secondo me sono fondamentali. Il Parco dei Murales che vi ho detto prima, così chiamato, sembra un nome giocoso ed effettivamente in parte lo è, però in realtà è stata quasi una manna dal cielo, credo, per molte delle persone che vivono lì, perché il nome di quel complesso di edilizia popolare in realtà non è estremamente negativo. Lo dico qui, non è bello a sentirsi napoletano o Parkery Woolwich Park, perché sta ad indicare negativamente, ad abitare, a far portare un fardello, no, le persone che vivono lì. I ragazzini oggi dicono: io sono del Parco dei Murales, e quando gli altri ragazzini intorno sentono questa cosa dicono: anche io voglio il murales. È chiaro che si tratta in questo caso di qualcosa di estetico, di un appello se vogliamo, questo per molti, però va a lavorare sull'identità e ci va a lavorare con il tempo. È chiaro che non pretendiamo di cambiare dalla base con il murale. Ci fosse una maggiore cooperazione non solo delle associazioni che portano il peso di tutto quello che avviene nelle periferie, magari anche con altre istituzioni, organizzazioni, forse questo peso che dobbiamo portarci anche sulle spalle diminuirebbe, però lì ci sono dei problemi grossi, quindi sappiamo che non si risolvono con quello, però c'è tutto intorno, credo, un fenomeno, ecco, interessante che va di là. A volte mi dispiace perché basta più l'impatto del murale che non può effettivamente quello che può avvenire sul territorio. Io invece preferisco il contrario. Ad ogni modo confesso che a volte loro lo sanno che lavorano con me, mi sono venuti tanti dubbi, cioè per la serie, ma sto facendo una cosa giusta all'esterno, come lo leggono le persone? Credono che stiamo sfruttando un territorio? No, perché vorrei sottolineare che questi sono progetti no profit per quanto concerne le nostre organizzazioni, quindi c'è un lavoro dietro artistico e di organizzazione con la comunità che è molto grande e che è chiaro non cambia totalmente, però dà degli input, credo, positivi. Noi non vogliamo creare dei luoghi turistici, questa cosa è sbagliata da credere, perché se volevamo creare qualcosa di turistico forse ci sarebbe attrezzati diversamente. Non voglio cambiare l'identità di un luogo fino a quel punto. Mi piace però l'idea che in luoghi dove non c'è notoriamente quello che definiamo bello ci possa essere qualcosa che è bello, ma non perché è bello esteticamente, è bello perché l'abbiamo fatto insieme, l'abbiamo concepito insieme con un'operazione di curatela partecipata, se vogliamo,
Difatti sono anche interventi molto rispettati, non deturpati se non ovviamente dal tempo, e quindi questa è una piccola grande vittoria, corredata ovviamente da tutta una serie di altre attività che sarebbe bello poter sempre realizzare in periferia, perché poi non è che stare sempre in quel posto tutti i giorni, però è quello che abbiamo provato a fare in questi anni. Non so se ho risposto davvero, però è difficile misurare un impatto in maniera scientifica, cioè potrei dire che questa domanda potrei risponderla tra 10 anni in una maniera un po' più scientifica, quindi al momento sono solo sensazioni, percezioni che abbiamo avuto dalla comunità. Ecco. Assolutamente, rispondo solo che io non ho alcun dubbio che ci sia un impatto, mi incuriosiva solo capire se in questo ambito c'erano delle prassi consolidate per fare una valutazione di impatto, che chiaramente economico è già risposto, ma è soprattutto sociale e culturale, e qui è morale per certi versi. Sì. Quindi c'è tutto un sistema nazionale e internazionale che si sta interrogando su come costruire degli indicatori quantitativi per fare la valutazione di impatto morale, non è una banalità. Quindi la mia domanda era solo per capire se per caso avevate già un po' figure, diciamo. Parlo del mio impatto su la comunità e il mio lavoro hobby da divulgatrice, non lo so, condivido con Silvia i dubbi e la mancanza di tempo, nel senso che per me la cosa fondamentale in questo progetto è appunto unire qualcosa che non era considerato unibile, ma non solo per un mio diciamo sfizio creativo. Perché oggi pensare di tenere separate materie umanistiche, materie scientifiche, la scienza, la società, è l'emblema del fallimento. Anche perché se pensiamo anche, non dirò statistiche perché meglio di no, però statistiche magari al Malaria in cui si va a vedere i laureati, donne e uomini, materie scientifiche umanistiche, c'è ancora una roba abissale tra le donne che sono laureate in materie umanistiche, gli uomini laureati in materie scientifiche. Quindi io credo che anche fare queste separazioni sia controproducente. Quindi per me l'idea è quello di dire, il mio impatto quale vuole essere? Quello di unire due realtà, una più legata all'aspetto umanistico, una più legata all'aspetto scientifico, per cercare di unificare anche poi a un certo punto la nostra percezione, no, che abbiamo della scienza, e magari avvicinare le persone che non sono state educate o hanno avuto una mancanza di educazione, oppure non sono semplicemente state aiutate a scoprire una loro in qualche modo attitudine scientifica, magari a unirla in questo modo e cercare di unificare queste due realtà. Poi io purtroppo sull'impatto me lo dovrete dire voi alla fine di questa presentazione, me lo dirà il tempo se questo progetto andrà avanti, perché è ancora troppo embrionale e non so se effettivamente questa è la direzione giusta. Però l'idea è questa. La mia è piuttosto una curiosità, andando indietro col tempo mi riferisco a Pompei. Chi ha avuto la possibilità di visitare gli scavi di Pompei avrà visto sulle pareti delle case o anche all'esterno le vie dei graffiti. Molti considerano quelli come la voce di chi non ha la voce. Studiosi attribuiscono questi graffiti alle donne che esprimevano d'altra parte anche le figure, i simboli che li portano. La possiamo considerare una forma anticipata di street art? Rispondi tu. Allora, erroneamente viene considerata una forma primordiale, se vogliamo, di graffitismo / street art, però non è esattamente così. Però l'intento è quello, cioè come dire, muri bianchi e popoli muti, no? È sempre stato un po' quello. Secondo me non cambia la voglia di esprimersi, questa libertà di espressione, questa voglia di essere compresi, di essere capiti, questo non cambia, quindi vuol dire che per loro è un'esigenza, con questo dicevo prima, non ce ne dobbiamo liberare, perché penso che proprio questa esigenza di espressività, che non è vincolata al museo, che non è vincolata a uno spazio. Oggi qui c'è Angelo che ti sta dipingendo una tela, e la tela è qualcosa che notoriamente i muralisti hanno distrutto, paradossalmente, perché dicevano no, non vogliamo realizzare tele, vogliamo realizzare anche, però l'idea era di invadere gli spazi, inizialmente i murali, tra l'altro, soprattutto quelli
messicani venivano realizzati in fatti interni, per continuare la tradizione pompeiana, non venivano realizzati all'esterno. Questa è una vittoria che è arrivata in Messico a partire dagli anni 50. Quindi, come dire, penso che gli intenti siano assolutamente gli stessi. Quindi, se parliamo di intenti di biologia, sì, sono assolutamente gli stessi. Sulla terminologia dobbiamo ancora lavorare, professore, poi faremo degli approfondimenti. Un applauso anche per Angelo che ti do qualche altro minuto, c'è un'altra domanda sì, dal pubblico, arrivo. Allora, innanzitutto complimenti, è stato un intervento davvero bellissimo da parte di entrambe. Allora, una domanda per Ottavia, che si divincola un po' dal progetto specifico ed è più generica. Sappiamo quali sono i fini della divulgazione e sono anche un po' banali, nel senso che è ovvio quello di avvicinare il pubblico alla scienza e quant'altro. Ma quali sono, secondo te, adesso i problemi legati alla divulgazione, cioè nel senso quanto ancora c'è da fare, quali sono i gap che attualmente nel 2023 ancora ci sono? Ok, allora qui pure io vorrei parlare per 15 giorni, però cerchiamo un attimo di fare un sunto. Allora, il problema della divulgazione principale è che non si comprende la parola comunicazione. La comunicazione è una forma bidirezionale, no? Cioè io parlo, ma parlo perché tu mi stai ascoltando e parlo solo se tu stai capendo, io ricevo da te un'altra forma di comunicazione. Questa è un po' la base, cioè se io mi metto qui seduta a farvi un pippone di 3 ore sul radio, non sto facendo divulgazione scientifica, sto facendo un esercizio di stile per me, per far vedere a me e a voi quanto io sia brava. La comunicazione, quando entra in gioco la comunicazione, entra in gioco uno scambio che c'è tra me che parlo e voi che ascoltate. Io comunico verbalmente, ma voi comunicate in un sacco di modi diversi che a me ritornano, e quando c'è questa cosa c'è, secondo me, una divulgazione di quello che stai dicendo, sia scientifico o meno, efficace. Il problema è questo, che spesso, e adesso devo dire però sta migliorando, si considerano le persone dei vasi vuoti da riempire con delle nozioni, no? E questo è un problema, perché quei vasi vuoti, se tu non gli stimoli una capacità di ragionamento, vanno a casa e dopo un po' si svuoteranno. Quindi il punto cruciale della divulgazione, che è ancora un punto secondo me un po' scottante, è il far ragionare le persone, far sviluppare un pensiero critico alle persone, che oggi magari ti serve, te lo instauro io per capire quello che ti sto dicendo adesso, ma che domani tu utilizzi per capire un'altra cosa. Cioè la divulgazione scientifica non serve solo nel momento in cui tu stai ascoltando una presentazione, stai guardando un film, stai ascoltando un programma radiofonico, serve anche dopo. Ti dovresti portare a casa degli strumenti che tu puoi applicare nella vita di tutti i giorni, che ne so, banalmente, per smascherare una fake news, per capire che quello che ci propinano più delle volte a scopi mediatici. Insomma, secondo me il problema oggi è quello di riuscire a far capire che la divulgazione non finisce nel momento in cui tu esci da questa sala, ma te la porti dietro come un insegnamento, una serie di aiuti che ti possono permettere di decodificare un po' la realtà che c'è intorno. Un'altra domanda? Domanda veloce. Allora, provo a fare queste due domande a ognuna delle due velocissimo, però immagino che siano dei temi molto ampi, quindi siamo consapevoli. Prima di tutto, Ottavio, volevo chiederti, ti è mai capitato nelle tue ricerche di trovare casi di unione tra chimica e creatività urbana dal punto di vista del restauro? Perché è un tema molto, molto discusso oggigiorno, per applicato agli interventi di creatività urbana, quindi avere un punto di vista di un'esperta in chimica, insomma, sarebbe interessante.
interessante. Scusami, faccio la domanda anche a Silvia, così il termine. E ciao, no, che se non volevo così, però comunque sempre è bello sentire cose nuove. Come? E volevo sapere, visto che l'incontro di oggi ha un focus particolare sulle donne, ci puoi dire brevemente magari qual è la condizione e il ruolo della donna nel mondo dell'identità urbana in Italia? È un tema troppo ampio, lo so, però ci do. Grazie. Io rispondo velocissima, che poi lascio la parola a te, che avrei più da dire. Esiste un progetto, tra l'altro un PRIN, quindi hanno vinto proprio dei soldi a livello universitario, che si chiama Superstar Project, in cui è tutto focalizzato sulla conservazione e restauro, diciamo, chiamato così, dei murales principalmente. Io li sto intervistando, quindi a breve avrò più nozioni a riguardo, quindi userò questi coating. Sono principalmente interventi ovviamente protettivi. Ovviamente il problema del restauro in generale è un problema, perché tu non puoi andare a modificare l'opera, no? Anche se c'è un buco o qualcosa, non puoi andare a ripitturarla perché crei dei falsi. Quindi c'è tutto uno studio che stanno facendo su materiali innovativi, coating protettivi o comunque interventi di consolidamento del materiale sottostante. Quindi se siete interessati a questa tematica, c'è un progetto appunto molto interessante che consiglio di leggere un po' sull'internet, Superstar Project. Allora, qual è la condizione? È pessima. Quindi Monica mi ha fatto questa domanda apposta, perché in realtà mi interessa moltissimo della questione di genere nell'ambito più focato della creatività urbana, e dico che è pessima semplicemente perché tendenzialmente le artiste donne vengono sempre prese in minor considerazione, anzitutto storicamente, perché soprattutto il movimento del graffiti writing viene sempre ricollegato a delle figure maschili, anche solo per il rischio in un certo senso che c'era di dover realizzare degli interventi, e non viene mai narrata la storia delle donne, quindi ci sono poi dei libri appositi scritti da donne che fanno un po' questo. Per diletto ho un po' contato tutti gli interventi che sono stati realizzati a Napoli, ed è assurdo constatare che il 95% sono realizzati solo da uomini, quindi sì, c'è un grave problema. Personalmente nei nostri progetti io provo tanto a promuovere le donne, ma non in quanto donne, perché voglio che siano prese in considerazione alla pari degli uomini, e non solo ed esclusivamente artisticamente parlando. Ho rinvenuto questo problema anche per quanto riguarda il nostro settore, no? Quello degli esperti, quello degli studiosi. Per tanto tempo ai convegni venivano invitati maggiormente gli uomini e meno le donne. Attualmente invece, sotto questo punto di vista, c'è una grande parità, quindi rispetto allo studio e alla ricerca, effettivamente meno per quanto riguarda invece la pratica artistica. Quindi ci sono addirittura dei festival che sono dedicati alle donne, ma per me questo non è indice di parità. Cioè, per me la parità è che si crea una scaletta di interventi e non si guarda per niente al genere, ma che si, insomma, auspico che si possa raggiungere in una maniera naturale. Siamo ancora lontani, molto lontani da questo, quindi è un problema credo anche in altri settori. Mi dispiace doverlo sottolineare, però è così. Prima di concludere, posso fare un invito a tutta... Beh, inutile dirvi, seguite su Instagram in World Creatività Urbana, spero l'abbiate già fatto. In realtà attualmente il PAN sta ospitando la mostra di un artista che si chiama Iabo, è un artista napoletano tra i primi che ha iniziato a realizzare graffiti writing e street art, poi ha un po' trasformato il suo linguaggio in una matrice molto, molto pop, lo vedrete se andrete al secondo piano, e ve lo dico perché Giuce, mia carissima collega, ma bravissima curatrice, che è la curatrice della mostra, Annalisa Ferraro, quindi avrete anche modo eventualmente di avere uno scambio con lei. Mi sembra un'occasione molto bella poter creare questa connessione, no, tra i diversi piani del PAN. Grazie. Angelo, ci vuoi commentare? 2 minuti la tua opera, visto che sei stato così bravo, hai fatto un'opera meravigliosa, mentre le nostre due
oratrici parlavano. Marco Lorenzo, vai. Sì, grazie. Vabbè, l'opera in questione è una reinterpretazione. L'opera in questione è una reinterpretazione. Ok, ci sono. Abbiamo reinterpretato insieme il tema principale del talk che abbiamo fatto stamattina, cioè ossia l'elemento radio, e quindi la domanda era come prendere l'elemento radio e portarlo nei graffiti e portarlo nella creatività urbana. Questa è stata un po' la sintesi visiva di quello che ho creato, che abbiamo creato anche con questi pezzi pessime. Ottavio. Lo sbaglio sempre, non ti preoccupare. E quindi niente, spero che l'intervento sia stato prima di tutto consono a quello che abbiamo detto e poi vi sia piaciuto. Concludere, oltre a ringraziare tutti voi per essere stati qui, volevo chiamare la professoressa Valeria Costantina a dire giusto due parole a nome del coordinamento napoletano Donne nella Scienza. Buongiorno a tutti, prima di tutto grazie alle nostre ospiti e anche a tutti quanti voi, perché vedo una bella sala piena di genere, quindi non soltanto al femminile come a volte accade negli eventi in cui cerchiamo di raccontare queste cose, quindi sono particolarmente contenta. Interpreto più personalità, ma tutte in un minuto neanche. La prima, quella che mi rende più orgogliosa e per la quale vi chiedo un forte applauso, è quella di essere stata un po' mentor della dottoressa Caso, perché lavorava nel mio gruppo di ricerca. Insieme abbiamo iniziato il progetto UPAC Breakfast, e un po' come le mamme che vedono i figli che salgono, no? Che vanno avanti nella carriera, io oggi mi sento così particolarmente emozionata, anche perché ho condiviso ieri sera l'emozione della dottoressa Caso, anche perché la metropolitana oggi non funzionava, diciamolo così a mezza voce, e quindi siamo grazie a questa metropolitana, dimostrando che a Napoli quando si vuole fare qualcosa si fa anche senza metropolitana. Poi seconda figura, mi porto i saluti della collega Concetta Giancola, Tina Giancola, che è presidente del CUG, e vi leggo solo due parole che lei mi ha scritto su WhatsApp stamattina. Lei dice che il CUG vi ricorda che è un organismo che si occupa di pari opportunità e in particolare di opportunità di genere, il Comitato Unico di Garanzia. Dai dati raccolti sulle carriere femminili si osserva che la percentuale di donne che arriva a ricoprire ruoli apicali è molto bassa. Solo il 24% di donne occupa il ruolo di professoressa ordinaria. C'è la massima posizione chiaramente nel nostro Ateneo. Però questo, dice Tina, non è un problema soltanto di Federico II, come siamo spesso, pensiamo sempre che noi siamo la ruota più indietro del carro, no, è un problema in tutte le università italiane. Però Federico II è stata, diciamo, la prima università a lavorare su questo, istituendo anche un osservatorio di genere e un dottorato di genere. Quindi ancora una volta, senza metropolitana funzionante siamo i primi. E poi l'ultima frase ve la dico a nome del coordinamento napoletano Donne nella Scienza, di cui mi sento onorata di partecipare. Saluto tutte le amichette del coordinamento che oggi sono venute qui al PAN. Questo, il coordinamento napoletano della scienza, è un'associazione che è stata creata dalle colleghe dalle colleghe chimiche del Dipartimento di Scienze Chimiche e dalle colleghe fisiche del CNR, dell'IFN, circa 20 anni fa, proprio con l'idea di promuovere appunto la figura femminile nelle STEM, no? E quindi è stato fatto tanto lavoro dal coordinamento, è stato anche vinto un progetto europeo proprio da cui poi è nato tutta la storia dell'osservatorio di genere. Invito tutti a partecipare al coordinamento napoletano della scienza, non soltanto le femminucce, anche Antonio può partecipare, che poi ci rientra pure perché è anche ingegnere, oltre a essere che è delegato alla terza missione.
invito le nostre ospiti anche a partecipare al coordinamento napoletano della mia scienza e soprattutto faccio con chiusura veramente un applauso al nostro artista che mi sembra che... ha trasformato, diciamo, con le mani tutto quello che abbiamo fatto oggi. Grazie a tutti e buona giornata. E buona giornata. Grazie ancora a tutti, soprattutto per avermi animato la mattinata. Grazie ancora.